Della crescita delle stalattite, delle stalagmiti. Come abbiamo detto, è l'acqua piovana come cade lungo la superficie esterna, attrappata, quindi solo attraverso le piccole spaccature l'acqua può penetrare all'interno della cavità. L'acqua, lambendo il calcare per reazione chimica, scioglie il carbonato di calcio e poi lo trasporta in soluzione all'interno della grotta. Una parte di questa o meno veloce crescita delle stalattite. Colori delle stalattite e delle stalagmiti sono due, o sono bianche o sono marroncine. Bianche sono formate da puro carbonato di calcio, marrone, ocra, gialline, tutte quelle tonalità là, carbonato di calcio più l'argilla. L'argilla contiene degli ossidi di When the drops arrive on the vault of the cave and the part of this calcium carbonate remain on the vault of the cave, so slowly is elongated the stalactite, the drops arrive up on the bottom after the falling and so up. Stalagmite in this cave are growing very slowly, about 1 millimeter every 10 years. We are measuring that in this test stalagmite. The reason is only the big dimension of this chamber. The drops of water, when they fall down, they reach a very high speed, and when they crash, they splash. So the deposition of the calcium carbonate remains only on the center of the stalagmite. Più o meno, guarda le scalette. Adesso